L'isola dei famosi, Francesco Monte, ora tutelerò la mia persona. Il naufrago ha abbandonato l'isola, ha lasciato un videomessaggio, ecco cosa ha detto. La puntata di ieri dell'Isola dei Famosi aveva come obiettivo principale quello di far chiarezza sulla vicenda legata a Francesco Monte e sull'ipotetico uso di marijuana. Ipotetico perché l'accusa viene da un'altra concorrente, Avenger, e non dalla produzione o dalle telecamere presenti nel reality. La trasmissione in tutte le edizioni aveva sempre fatto discutere, scatenato polemiche nei rapporti tra i partecipanti e per le conseguenze scatenate dai singoli concorrenti dopo la partecipazione. Diciamo che tutto era avvenuto in pieno stile reality, coppie che si sono sfasciate, coppie che si sono composte, amicizie nate e finite, prima, durante e dopo la partecipazione all'isola. Alessia Marcuzzi era sempre stata abile condottiera nel raccontare il tutto senza tralasciare il minimo particolare, che potesse interessare i telespettatori e i fans del reality. Ma stavolta si è andati oltre, l'accusa di aver consumato droga va oltre il gossip e scatena una serie di reazioni sull'utente finale, sulla famiglia, sull'educazione dei figli. L'Honduras è un paese poco tollerante sui fatti relativi alla droga, sempre che marijuana ci sia stata e marijuana si sia consumata. Le parole di Francesco Monte. La nuova puntata dell'Isola dei Famosi si apre senza giri di parole con la vicenda Francesco Monte, accusato da Avenger di aver introdotto e consumato marijuana in Honduras. Alessia Marcuzzi va subito al sodo e per la curiosità dei telespettatori manda rapidamente in onda un filmato contenente un videomessaggio di Francesco Monte. Il naufrago parla della settimana difficile che ha passato sull'isola, delle difficoltà a gestire le accuse che gli sono piovute addosso e delle numerose idee che gli sono frullate per la testa. Annuncia di aver deciso di abbandonare l'isola e tornare in Italia per difendersi, per tutelarsi e per tranquillizzare la sua famiglia. Si dice dispiaciuto del fatto che questa vicenda abbia potuto arrecare anche un danno di immagine al reality, difendendosi e chiarendo le cose vuole anche mandare un segnale ai bambini e alle famiglie, che hanno colto in tutta la situazione elementi altamente diseducativi. Alessia Marcuzzi alla fine del videomessaggio parla a nome del programma e della produzione sostenendo che, dalle verifiche effettuate attraverso il controllo delle telecamere presenti nel reality, non risulta nessuna prova concreta e tangibile, che possa confermare con i fatti quanto asserito da Avenger e dalle sue precise accuse. Francesco Monte avrà fatto una scelta ponderata o sarà stato consigliato nel farla?